Ragazzi, con questo video proseguiamo con la soluzione di questo quiz. Vi ricordo che nelle puntate precedenti l'abbiamo risolto fino al quiz numero 6, quindi adesso partiamo con il quiz numero 7, va bene? Vi viene dato l'insieme A, fatemi cancellare questo, vi viene dato l'insieme A uguale all'insieme delle x che stanno in z escluso 2. Ok, tale che, è scritto qui, 2 fratto x meno 2 appartenga a n. Tale che 2 fratto x meno 2 appartenga ad n. Quindi questo è l'insieme. Ora, per qualcuno sarà banale, ma a me piacerebbe ricordare cos'è n e cos'è z, ok? N è semplicemente l'insieme degli interi positivi, quindi n è l'insieme formato da 0, 1, 2, 3 e così via, va bene? Mentre z è l'insieme formato da tutti gli interi positivi e tutti quelli negativi, quindi meno 1, meno 2, meno 3 e così via. Da questo, quindi, quando uno dice l'insieme degli interi, senza specificare se sono quelli positivi o meno, intende z. Da questo vedete subito che n, okay, è incluso in z. Bene, allora, tornando all'insieme A, l'insieme A è dato da due condizioni. Un numero x appartiene ad A se soddisfa due condizioni. Ok? La prima condizione è che quel numero deve essere intero ma non deve essere 2. Questo vuol dire che la prima condizione da soddisfare per appartenere ad A è che il numero deve essere intero ma non deve essere 2. La seconda condizione dice che se voi fate 2 fratto il numero meno 2, questo qui, questa frazione vi deve essere un numero intero, quindi questa è la seconda condizione. Ripeto, per appartenere ad A, affinché un numero x appartenga ad A, la prima condizione è che quell'x deve appartenere a z, ma non deve essere 2. La seconda condizione è che se fate 2 diviso quel numero, meno 2, ok? Dovete ottenere n. Ragazzi, con il passare del tempo, capito? Gli studenti, quando sono di fronte a un insieme, non vanno a capire che cos'è l'elemento e quali sono le condizioni. Qui l'elemento di A è x. Noi stiamo semplicemente dicendo che un x appartiene ad A, che un numero appartiene ad A se soddisfa questa condizione e questa. Ci siamo? Non stiamo dicendo che gli elementi di A hanno questa forma qui, no. Stiamo dicendo che x appartiene a A se x è un numero intero ma non 2, e inoltre se faccio 2 fratto x meno 2 devo ottenere un numero intero positivo. È chiaro? Ad esempio, andiamo a verificare se 10 sta in A. È chiaro che 10 sta in z ma non è 2. Bene, ok? Quindi la 1 va bene, però se vado a verificare se la 10, se faccio 2 diviso 10 meno 2, vedete che vi viene 2 fratto 8, che ovviamente non sta, ok? No, non sta in n. E quindi 10 soddisfa la prima condizione ma non la seconda, che vuol dire che 10 non sta in A, va bene? Però, vedete, la prima condizione è semplicissima. La prima condizione mi dice, ok, guarda a tutti i numeri interi tranne 2. Però la seconda, che dice che 2 fratto x meno 2 deve appartenere a n, è quella su cui andiamo a ragionare un po'. Se io voglio che questa frazione appartenga a n, cioè io voglio che questa frazione qui, voglio che questa frazione sia un numero intero positivo. Gli unici numeri con cui si può dividere 2 e ottenere un numero intero positivo sono solo 1 e 2.
Ok? Se volete fare due diviso per un numero intero e ottenere un numero intero positivo, potete fare solo 2 diviso 1, ok? O 2 diviso 2. Allora, vi ripeto, qualcuno mi dirà, ma se uno fa 2 diviso un mezzo, otterrà 4. No, perché voi non potete dividere per un mezzo per la semplice ragione che qui noi ragioniamo, la prima condizione mi dice di prendere x tra gli interi, ok? Quindi non potete andare a prendere le frazioni. Questa osservazione qui vi fa capire che il denominatore, cioè x-2, può essere o 1 o 2, ok? Quindi abbiamo x-2 può essere o 1 o x-2 è uguale a 2. Questo vuol dire semplicemente che le uniche possibilità sono x uguale a 3 e x uguale a 4, ok? Infatti l'insieme A si limita quindi solo a 3 e 4. Infatti 3 è un numero intero, ma no, è diverso da 2. E se io vado a metterlo in questa condizione, avete 2 diviso 3 meno 2 che fa 2, che è un numero naturale. Se io prendo 4 è un intero diverso da 2, e se lo metto in questa condizione viene 2 diviso 4 meno 2 che fa 2 diviso 2 che è 1 ed appartiene a n. Quindi abbiamo calcolato l'insieme A. A questo punto andiamo avanti con le proposte. 1 appartiene ad A, è falso, vedete che in A non c'è 1. Esiste x in A tale che 0 minore di x minore di 2. Si sta dicendo che in A c'è un numero, all'interno di A c'è un numero tra 0 e 2, falso, ok? Esiste x appartenente ad A tale che x è maggiore di 1, vero? C'è 3 all'interno di A che è maggiore di 1, ok? Quindi la risposta corretta è la C. Ci siamo? Andando avanti, A coincide con questo intervallo. Prendere l'intervallo da 3 a 4 vuol dire includere i numeri tipo 3, 3,5, ma A non contiene questi numeri perché gli elementi di A devono essere interi, ok? A contiene solo 3, è falso perché A contiene anche 4. Bene, allora prendiamo il quiz 8, facciamo un po' di pulizia qui. Allora, vi viene dato l'insieme A uguale all'insieme delle x appartenente a z, escluso l'elemento 2, tale che 1 fratto x meno 2 appartenga a z. 1 fratto x meno 2 appartenga a z. E vi viene dato l'insieme B uguale all'insieme delle x appartenente ad R, tale che 0 minore di x minore di 4. Ok, aggiorniamo un po' su A come prima. A è quindi dato da due condizioni. L'elemento di A è x. Ok, l'elemento, quindi A, questo è l'elemento, ok? Ogni elemento di A deve soddisfare due condizioni. La prima condizione è che ogni elemento di A deve essere un intero, ma non deve essere due. Ci siamo? La seconda condizione è che deve essere un intero. Deve essere un intero in modo che se faccio 1 diviso quell'elemento meno 2, ok, ottengo ancora un numero intero. Allora, ragioniamo come prima. Se io, vabbè, questa prima condizione non ha nulla di strano, no? Stiamo dicendo che dobbiamo solo prendere i numeri interi, ma non possiamo prendere 2. Perfetto. Mentre la seconda condizione vi dice che dovete prenderli in modo che 1 fratto l'elemento che prendete, meno 2, sia ancora un numero intero. Notate che sto dicendo un numero intero, quindi positivo o negativo non importa.
Allora, quando avete uno diviso qualcosa, l'unica possibilità perché questa cosa sia ancora un intero può essere solo o voi dividete uno con meno 1 per avere meno 1, o voi fate 1 diviso 1. Ok? Se dividete per qualsiasi altro numero intero, non avrete mai un numero intero. Questo vuol dire che le uniche possibilità sono x meno 2 è uguale a meno 1 o x meno 2 è uguale a 1. Questo vuol dire che x può essere 1 o x può essere 3. Quindi l'insieme A contiene solo l'elemento 1 o 3. È chiaro? Ci siamo? Bene, a questo punto questo è l'insieme A riscritto per bene, mentre l'insieme B, vi dico che l'insieme B è l'insieme di tutti i numeri reali, quindi qui siamo, ok? L'insieme B è l'insieme di tutti i numeri reali tra 0 e 4, tutti i numeri, quindi due condizioni anche per B. Allora, B dice l'elemento deve appartenere ad R. E poi dice l'elemento deve stare tra 0 e 4. Quindi vedete, io sto dicendo tutti i numeri reali, ok, che stanno tra 0 e 4. E questo quindi è totalmente l'intervallo da 0 a 4. Quindi avete A che è solo 1 e 3, e avete B che è l'intervallo da 0 aperto fino a 4 aperto. Ci siamo? Allora, A è uguale all'insieme vuoto è falso. L'insieme vuoto vuol dire non c'è nulla dentro. A meno B è uguale all'insieme vuoto. Allora, cos'è A meno B? A meno B vuol dire è l'insieme che si ottiene. A meno B è l'insieme che si ottiene togliendo da A tutti gli elementi che stanno anche in B. Allora, facciamolo. Ricordo che A contiene 1 e 3, mentre B contiene tutto da 0 a 4. Se faccio A meno B, che è così, vedo che in A questo 1 sta anche in B, quindi lo tolgo così. Questo 3 sta anche in B, lo tolgo. Vedete che in A non ci rimane più niente, quindi A meno B è l'insieme vuoto. Ok? Ci siamo? Ripeto, A meno B è l'insieme che si ottiene togliendo tutti gli elementi di A che stanno anche in B. Ok? Togliendo tutti gli elementi di A che stanno anche in B. Vedete che A qui era 1 e 3, B era da 0 a 4. 1 è l'elemento, questo elemento di A sta anche in questo intervallo, quindi lo togliamo. Questo elemento di A sta anche in questo intervallo e lo togliamo, ok? E quindi la risposta corretta qui è la B. Quindi arriviamo a 8B. Ci siamo? Beh, allora gli altri A unione B, vedete che A in realtà è incluso in B. Ok? A è incluso in B. Vuol dire che se faccio A unione B, ottengo B, è chiaro? A unione B è B, nel senso che A unione B vuol dire A, vuol dire gli elementi di uno o dell'altro, ma tutti quanti stanno in B. Ci siamo? Mentre A intersezione B è uguale a A. Ci siamo? Quindi questo vuol dire che la risposta E è falsa, no, la risposta D è falsa. Ok, la risposta C è falsa e B, se faccio B meno A, se fate B meno A, vuol dire andare nell'intervallo
Dobbiamo togliere gli elementi di B che stanno in A. Questo vi farà l'intervallo da 0 a 1, perché tolgo 1, unione da 1 a 3, tolgo anche 3, unione da 3 a 4. Ci siamo? Quindi prendo da A, prendo B e tolgo tutti gli elementi di B. Prendo B e tolgo tutti gli elementi di A che stanno in B. Ok? Perfetto, questo conclude questa puntata. Ci vediamo alla prossima puntata per proseguire con gli esercizi. Grazie, arrivederci.